Benvenuti amici di Marco Noff a questa ottava puntata del MotoTG. E questa sera abbiamo due servizi, andiamo subito con il primo. Vediamo i nostri amici che sono stati al convento di Fiorano, ad Apignano, a Macerata, alla terza moto benedizione che organizzano su. Andiamo a vedere subito il servizio, buona visione. Dici qualcosa! Allora, vabbè, io lo posso dire un po' perché sono arrivato un po' tardino stamattina, però come sempre questo mondo è bellissimo. Fa straordinario anche il rumore. Da moltitudine di modo, meraviglioso, bellissimo. Il prete è stato molto preciso in questa volta. Ci ha preso un po' di fare notte, però. Dove siamo? A Pignano? Siamo a Pignano, diciamo una trentina di chilometri da Ancona, più o meno, forse anche meno. Il curva è bellissimo, è arrivato su, quindi sempre bellissimo. E tra poco si va a mangiare? Tra poco poi andiamo a mangiare, perché ecco. Qua diciamo un po' un buchetto allo stomacuccio. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Eccoci di nuovo in studio, ringraziamo i ragazzi che ci hanno inviato il servizio e passiamo al secondo servizio che va a parlare di un bellissimo giro off che abbiamo fatto proprio questo sabato e una parte sarà inclusa nella Transmarchigiana nel nostro giro organizzato per maggio. E andiamo a vedere subito i ragazzi che si sono divertiti molto questo sabato. Ciao a tutti i partecipanti di Marche One Off, della Transmarchigiana di Marche One Off, e oggi abbiamo tracciato il percorso, diciamo, centrale della svolta che poi si girerà verso il mare del percorso fuoristradistico che va praticamente da Genga a El Cito, dove siamo ora. Guardate che spettacolo! E niente, abbiamo tracciato 2 ore abbondanti di strade tra queste bellissime montagne. Pietraie. Però di facile cavalcata, ecco, mettiamola così. Damiano ci è mancato. Ecco, Damiano ci è mancato. Dami. È finita. Vogliamo un parere tecnico da Romagnoli. No, è fattibilissimo per tutti quanti, non c'è problema, anche in coppia. I tratti più brutti, quelli dove ci sono canali o pietraie estremamente difficili, abbiamo tolti. Serve trovare le fasi tagliando. Sì, nel senso che abbiamo tolto le pietre. Partecipare. Sì, abbiamo tolto le pietre fisicamente un attimo, però no, non c'è problema. Partecipare sarà divertente, caos, basta. sarà divertente anche in coppia. Poi abbiamo trovato anche un ottimo punto di ristoro, dove la signora ci ha fatto la polenta più buona del mondo.
quindi vediamo poi come andrà a finire quelle giornate. Agevolati. Chi già ha fatto i tagliandi nel centro Ducati. Bene. Ciao a tutti. Eccoci qua. Al prossimo TG. Ciao. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo visto qualche tracciato, qualche pezzo del tracciato di sabato, veramente una bella uscita, divertente, con tracciati veramente facili e divertenti per tutti, anche per chi sarà in coppia, come ci hanno detto i ragazzi. Bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per questa puntata, per averci seguito e per tutti quelli che ci seguono e si iscrivono al canale. Come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale, alla nostra pagina Facebook e visitate il sito, trovate tutte le informazioni nei link sottostanti al video. Arrivederci alla prossima puntata, al prossimo lunedì.